un po' lento. Ecco, buongiorno, la registrazione è stata appena avviata. Procediamo con l'appello? Prego. Va bene. Allora, Tallarico Alessandra è sostituita da Patrizio Chiarappa, giusto? Abate Domenico. Presente. Chiarappa Patrizio, Presente con giustifica, grazie. bene. Corrente Giulio, Buongiorno, presente senza giustifica, grazie. bene, buongiorno. Cristicchia Alessandra, Buongiorno a tutti, presente con giustifica, grazie Caterina. perfetto. Cucunato Piero, Buongiorno a tutti, presente. buongiorno, con giustifica? No, grazie. Va bene, De Iulis Massimiliano. Buongiorno a tutti, presente con giustifica. È Perfetto. Enrico Filippo Massimo. sentito, chiedo scusa perché mi fa un rumore di Sì, connessione, si è sentito? Ok, grazie. benissimo. Enrico Filippo Buongiorno Massimo. a tutti, presente. Tizi Roberto. Presente. Perfetto. Siamo pronti. Grazie. Allora, ho visto che c'era Massimo Gazzè. Ho Sì. accettato. Buongiorno. Ci sente? Buongiorno. Buongiorno. Io, vabbè, ti ho detto tanto, ci conosciamo da lungo tempo. Ti faccio i complimenti poi dell'incarico che poi non ho potuto farteli. Ringrazio. No. Che poi è un momento difficile per me, quindi sto incasinatissimo. Ti ringrazio. Ti Grazie. auguro buon lavoro. Anche io a te, ne sono felice perché una persona appassionata e preparata come te. Finalmente ogni tanto qualcosa arriva alle persone giuste, diciamo, no? Alle competenze adeguate. Raro, molto raro, però Ti ringrazio, ti ringrazio. Faremo il possibile sicuramente con tanta passione. bene, grazie. Allora, io mi trovo qui a sostituire la Tallarico oggi perché, vabbè, sapete un po' tutto della telenovela tra Tallarico e Cerisola, che ha portato alla sua sospensione, che io lo dico, dai, sono consigliere ormai 9 anni, mai vista una cosa del genere. Io volevo chiedere però a De Iulis, che se ne approfitto perché... Se, non è perché sto da una parte o dall'altra, io non entro in merito della, diciamo, del motivo, no? Io entro solo, diciamo, riguardo alla tipologia di, chiamiamola, di sanzione. Questo rubo 5. Volevo sapere da De Iulis, ma tu che hai fatto una consigliatura più di me, quindi altri 5 anni in più, sono 13, 14. Mai successo che veniva sospeso un presidente di commissione? No, che io ricordi, no. Beh, io ho mai sentito, no? Io ricordi, no. È vero pure che in questa consiliatura vuoi che da un anno e più siamo messi così, vuoi che è una consiliatura particolare. È vero che magari anche certi episodi, forse così ripetuti nel tempo, non si erano mai verificati. Comunque sì, è una situazione sicuramente particolare che in passato non si era mai verificata. Ripeto, io non do giudizi, anzi, No, non è questa la sede, quindi il mio giudizio, diciamo, su questa cosa l'ho fatto presente nella sede opportuna, insomma. ok, io mi taccio e ripeto, era solo una curiosità mia personale perché mi ritrovo comunque a sostituire. Lei me l'ha chiesto gentilmente. Io ho un momento particolare, come sapete, lunedì ci fanno riaprire un pochino, quindi sto riaprendo tutti i posti. Però l'ho preso volentieri. Allora, io invece vedo Pizzi che si è alzato la mano e poi cominciamo. Prego Roberto, io non ho fatto polemica, se muovo risponde sulla polemica, non è qui. Era solo una No, curiosità. no, io non volevo rispondere sulla polemica, volevo solamente dire che io poi volevo fare, diciamo, in tal ambito un intervento, però me lo riservo per le varie eventuali, magari, quindi andiamo avanti con l'ordine del giorno, credo sia meglio, no?
Ok. Allora, io come dicevo, mi sono ritrovato questa richiesta, ma l'altro giorno, quindi parliamo di mercoledì, mi sembra. Allora, c'è il secondo punto che è l'approvazione del regolamento, e va bene. Poi a sto punto ho voluto inserire quell'argomento. Io non so se la Lalli doveva essere presente, però. A che ora è convocata l'assessore, Caterina? Sì, è convocata alle 9:20 però. Ah, ok, la Moria pure la Lalli. Sì. Però io ho convocato la consulta perché, diciamo, vedendo l'orizzonte, questa volta siamo più fiduciosi di una reale, no, ripartenza verso la riacquisizione della libertà, della vita, che ormai sembra una cosa strana, e in prossimità tutto ciò dell'inizio dell'estate, che come abbiamo visto l'altro anno, fortunatamente ci sarà amica dal punto di vista del calo dei contagi, perché ci sarà un fatto delle temperature alte, beh, lo sapete, non è che devo fare il biologo, però cala la cosa, no? E adesso non mi viene la carica batterica, e va bene. In più i vaccini che stiamo facendo, ieri stavamo a 16 milioni da quello che seguo giornalmente, quindi ho pensato, ma non parliamo di proposte che altri municipi l'hanno fatto, hanno fatto addirittura dei bandi, e noi non abbiamo fatto un bando in 5 anni sulle manifestazioni estive, e questa cosa secondo me è molto grave, ma non un bando dove si mettano dei soldi. Altri municipi fanno bandi su delle aree che poi loro ti danno in occupazione solo pubblico, peraltro la paghi pure l'occupazione solo pubblico, però almeno fanno un bando su un regolamento di una manifestazione estiva, che poi sono teatrali, sono mostre fotografiche, tutte comunque ovviamente contornate poi da un discorso di somministrazione, perché altrimenti non potrebbe sostenersi economicamente, però comunque è cultura fondamentalmente e intrattenimento, quindi quello è niente di strano. Specialmente in questo periodo che comunque ci sarà adesso sta chiusura alle 10, io immagino che in maggio ci arriverà alle 11:30, vediamo giugno che succede. Comunque nulla che possa prevedere notti strane, ma ovviamente però iniziative. Quindi questa era la mia idea, cioè dico, ma è possibile che questo municipio, il bando tanto non si fa in tempo, e lo sappiamo, e questa è una cosa, ripeto, che in 5 anni non sarà mai fatta, dal mio punto di vista è estremamente grave. Però volevo sapere da voi, anche consiglieri, dalla consulta, cioè io volevo sensibilizzare questa commissione, diciamo, nella anche nel sentire il territorio, che se ci sono delle idee di poter promuovere delle, appunto, iniziative culturali, sociali, commerciali, come abbiamo detto, come ho detto prima, io volevo sensibilizzare il municipio ad essere positivo in tal senso, quindi dare la disponibilità di autorizzazioni e quant'altro, cosa che stanno facendo anche ripeto, in altri municipi, sembra il minimo rispetto alla situazione che stiamo vivendo, e si spera che si sta più o meno chiudendo. Basta, io ho finito, se volevate intervenire. E poi c'è appunto la cultura, e tanto poi alle 9:20 arriva l'assessore, così ne possiamo dibattere con lei. Aspettiamo l'assessore come volete. Patrizio, se posso. Prego. Forse è meglio aspettare l'assessore alle 9:20, visto non ripeterci. C'era un verbale, credo, prima, se vogliamo intanto leggerlo. C'è il verbale, scusate, perché io ho detto sono qui per caso. Cioè, per caso, Presidente. C'è il verbale, Caterina?
Sì, c'è un verbale, potete leggerlo, però presumo che poi per l'approvazione, dal momento che era presente, comunque conduceva la Presidente, dovremmo rinviare la prossima volta, però intanto se dovete fare delle osservazioni o modifiche possiamo intanto apportarle. Allora, consiglieri, leggiamo il verbale, io perché non l'ho preso, non l'ho proprio pensato, perché di contro non c'è la Dall'Arrigo, non si può approvare, però invece a sto punto ci stanno 5-4 minuti liberi. Allora, va bene, allora, si legge il verbale e ci rivediamo alle 9.20, grazie. Ok, quindi interrompo un attimo la registrazione. Cari, grazie, grazie. Va bene.